Ben ritrovati amici telespettatori, una nuova puntata di FVG Tech. Io sono l'avatar digitale di Gabriele Gobbo e oggi parleremo di influencer, ma quelli seri e per lavoro. Allora, con noi Federico Tudisco, benvenuto. Ciao Gabriele. Dopo la sigla vi sveleremo tantissime cose su come utilizzare gli influencer anche per le vostre aziende. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Ben ritrovati in studio, cari amici telespettatori. Come sempre la regia, quando c'è l'avatar digitale, si dimentica di inserire lo studio. Non sono uno chef, quindi se mi mettete lo studio... Perfetto, dicevamo, ben ritrovati in studio con noi oggi Federico Tudisco, benvenuto. Ciao di nuovo, buonasera. Allora, imprenditore digitale, startupper, esperto del mondo digitale, insomma, una vera forza della natura, Federico. Ascolta, tu sei CEO di Those Talent, ne potremo parlare dopo e prima ti faccio scottare la sedia? Esatto, ok, perfetto, vai. Allora, mentre sfrigola la nostra griglia sulla tua seggiola, la domanda da un milione di dollari è questa: ma gli influencer e l'influencer può essere considerato un lavoro e soprattutto molto affine alle aziende? Guarda, assolutamente sì. In realtà diciamo che c'è stata un'evoluzione nel corso degli anni, no? Siamo partiti dal testimonial. Una volta tutti i brand, tutte le aziende importanti si affidavano a dei testimonial di prodotto. Con l'avvento dei social, questi testimonial sono diventati degli influencer. Cos'è l'influencer? È una persona che influenza le decisioni, magari di acquisto, di noi comuni visitatori del mondo dei social network, no? Quindi sostanzialmente io vedo l'influencer che sta sponsorizzando un prodotto o un servizio, allora magari vengo a conoscenza di questo prodotto e servizio e mi interesso all'acquisto. Cosa è successo però negli ultimi anni? Con l'avvento poi dei nuovi social network e soprattutto sulle nuove generazioni, no? Perché magari noi generazione Y non eravamo subito abituati a vivere il mondo digitale come adesso sono le nuove generazioni. Quindi cosa sta succedendo? L'influencer si è trasformato in un vero e proprio talent, nel senso oggi per influenzare magari le nuove generazioni non basta più essere un volto noto riconosciuto, ma bisogna comunque esprimere una forte identità all'interno dei social. Per questo c'è stata una trasformazione da influencer a talent, dove oggi andiamo a riconoscere il talento delle persone e seguirle per quei contenuti che producono piuttosto che seguirle perché hanno un nome e basta. Ma Federico, certo, io penso che soprattutto nel vostro lavoro di talent scout, passami il termine ormai sentito, dritto e ritritto, sì, della televisione, ma insomma la credibilità è uno dei punti fondamentali dell'influencer. Ricordiamoci, come hai detto bene tu, che siamo partiti dai testimonial, in televisione c'erano i testimonial non per forza legati a doppio filo con l'argomento che pubblicizzavano. Invece oggi se uno è bravo a fare qualcosa, e nota bene, ci sono influencer che trattano argomenti complicatissimi, che ne so, la fusione nucleare, avrà i suoi esperti, i suoi influencer. Forse il termine influencer un po' abusato, che ci fa ormai quasi antipatia, in realtà sono delle persone preparate nel loro ambito. Ci sono tantissimi influencer, come abbiamo visto negli ultimi eventi che abbiamo organizzato sui videogiochi, ma ne sanno davvero a pacchi e quindi, oltre a essere molto esperti, sono anche riconosciuti come influencer di settore che possiamo utilizzare per le nostre aziende. Ma come funziona l'utilizzo degli influencer? È un po' come una volta i testimonial? Guarda, sostanzialmente, come hai detto tu, adesso si tende sempre a ricercare l'esperienza, quindi i clienti, i brand vengono da noi a richiederci una figura che poi ovviamente che ha un forte seguito, più che altro per quello che va a creare, per quello sostanzialmente che sa. Quindi come funziona esattamente? Ovviamente partendo noi tutta la fase di intermediazione commerciale che abbiamo col cliente, andiamo a capire quali sono i suoi bisogni, quali sono le esigenze, soprattutto oltre a capire cosa vogliamo poi sponsorizzare,
andiamo a settare, diciamo, la campagna su un audience, un target predefinito. Qui ovviamente si va a capire quali sono gli influencer, in questo caso i talent, migliori per andare a raggiungere l'obiettivo che è prefissato dal cliente. Quindi cosa si fa? Uno studio di tutte le caratteristiche dei nostri talent, andiamo a capire quali contenuti possono essere fatti, chi può fare un contenuto migliore rispetto a un altro talent che abbiamo nella nostra squadra, ma soprattutto non perdiamo mai di vista a chi dobbiamo andare a parlare, quindi il target di riferimento del cliente e soprattutto il target di riferimento del talent. Vi spiego velocemente: ogni talent ha una sua fan base, no? Ha delle persone che lo seguono. Queste persone ovviamente lo seguono per i propri interessi, quindi lo seguono perché magari uno è uno chef, uno magari è una persona che parla di tecnologia. Come hai detto tu, ci può essere la persona che parla di fisica, esistono gli influencer nel mondo della fisica, quindi sostanzialmente proponiamo ai clienti la nostra squadra rispetto ovviamente alle loro caratteristiche, e una volta che il cliente accetta il talent di riferimento andiamo a creare tutta la strategia contenutistica, quindi vengono pubblicati all'interno dei propri profili social quei contenuti che vanno a sponsorizzare, diciamo, il brand o il prodotto o il servizio del brand, ma fatto in maniera tale da non sembrare la classica sponsorizzata su il classico media, quindi TV, e vi sveliamo magari un po' di segreti. Esatto, ma viene fatto in maniera tale che comunque il talent non va a sviare dalla propria comunicazione, rende sempre sempre unica, sempre un collegamento con la propria fan base, in modo tale da non snaturare quella che è la sua comunicazione, in modo tale da non sembrare finto. Oggi la cosa fondamentale è non far sembrare finte le sponsorizzate per i brand. Ma proprio a questo punto, Federico, è ovvio che il bello del digitale è che utilizziamo i testimonial proprio di settore. Se un testimone al tratto di videogiochi probabilmente non farà la pubblicità per un prodotto food, per del cibo o per delle ricette, a meno che non si tratti proprio di qualcosa di simpatico. Quindi il digitale permette proprio di arrivare dritti per dritti all'interesse del pubblico. Ma la seconda domanda da un milione di dollari, che se la vinciamo vi aiutiamo con il crowdfunding. Ma tutti questi numeroni voi li guardate come primo segnale, oppure, e poi vi spiego, telespettatori, perché lo chiedo a lui, perché dobbiamo parlare anche della sua startup che è davvero innovativa, cioè, i numeri sono il primo e unico metodo di giudizio, o proprio studiate e seguite e vedete come si comporta un talent prima magari di annoverarlo nella vostra scuderia? Allora, assolutamente, nel senso, i numeri sono importanti, ma è importante anche il talento. Questo è quello, il punto di riferimento, il punto cardine ovviamente della nostra anche azienda. Per noi sì, è importante il numero ovviamente, ma è importante anche che quelli che entrano nella nostra squadra, comunque proponiamo ai nostri clienti, sappiano fare veramente qualcosa e lo vogliono comunque anche dimostrare, vogliono imparare a dimostrarlo in maniera sempre più efficace. Quindi cosa facciamo noi? Andiamo a ricercare all'interno del mondo digital, anche poi ti racconto meglio attraverso tutta una parte tecnologica che noi abbiamo, a ricercare quelli che sono i migliori talenti, seppur piccoli all'inizio, all'interno dei social. Da lì noi iniziamo ad avere i primi contatti e capire se veramente quella persona che andiamo a contattare ha voglia e si vuole mettere in gioco con noi. Poi lì il numero è un secondo step che andiamo a vedere dopo, ma l'importante è riuscire a capire il talento e se si vuole mettere comunque in gioco quella persona. Perfetto, sei stato assolutamente chiaro. Poi ovviamente nei commenti sui social potete farci tutte le domande che volete, ma abbiamo, come vi dicevo, chiamato Federico perché con l'influencer marketing ha creato tutto un ecosistema che in questo momento è in fase di startup, e questo mi piace perché in Italia le startup stanno davvero prendendo piede, finalmente stiamo un po' cambiando il sistema di fare impresa in Italia. Dicevamo, Federico è il CIO di
Those Talent, che è questa startup che si occupa proprio di talent e di influencer per, adesso cerco di spiegarlo in pochissime parole, per creare un collegamento tra il talent digitale, quindi il personaggio famoso che sta per diventare famoso come abbiamo sentito, e le aziende che hanno bisogno di promuovere un prodotto e servizio. Spero di averlo detto bene. Quindi Federico, come sta andando questa startup? Perché è nata soprattutto? Allora, ti faccio un excursus temporale brevissimo, così diciamo facciamo chiarezza su tutto. Allora, io sono oggi il CEO di Those Talent. Those Talent è una talent factory che unisce tecnologia e intrattenimento per aiutare le aziende a comunicare con le nuove generazioni. Vengo da un percorso con Creation Dose è l'azienda madre di Those Talent, dove mi occupavo di gestire tutta la parte di relazione con i clienti. Da lì ovviamente uno dei nostri core di business era l'influencer marketing, quindi abbiamo visto che il mercato si stava muovendo molto, soprattutto nel mondo dell'influencer marketing, verso i talent in esclusiva. Quindi abbiamo deciso di creare insieme a Creation Dose un'azienda che facesse solo questo, quindi la ricerca dei migliori talenti all'interno del mondo digitale e poi la commercializzazione di questi talenti. L'azienda è nata da poco, cioè da settembre che siamo sul mercato, già comunque ci stiamo togliendo le prime soddisfazioni, Neanche una settimana siamo su un portale di raccolta di capitali, di equity crowdfunding, si chiama CrowdFundMe, stiamo facendo la prima raccolta di capitali con l'azienda, iniziata da poco e già stiamo andando abbastanza bene, siamo comunque soddisfatti dei risultati che abbiamo sia in ambito commerciale che in ambito di raccolta e soprattutto anche in ambito di talent. Stiamo aumentando la squadra, i nostri talent sono felici di stare con noi. Ovviamente è solo l'inizio, quello che faremo nel 2022, poi avrò piacere di tornare comunque da te. Ma assolutamente sì, le nostre porte sono sempre aperte quando si parla di digitale e di futuro. Esatto, sostanzialmente la nostra missione principale, noi abbiamo un vertical molto forte sulle nuove generazioni e sui nuovi media, quindi il nostro obiettivo è proprio di andare a eliminare il gap che c'è tra le aziende che vogliono raggiungere le nuove generazioni, che come ben sai sono ormai la prima decisione, la prima influenza d'acquisto all'interno delle famiglie. Assolutamente sì, perché sono i trascinatori, anche perché smanettano tantissimo e si informano alla velocità della luce. Ma come funziona la nascita di un talent? Perché abbiamo sentito che voi li estraete, passami questo brutto termine, anche da non famosi, nel senso che non vorrei fare dei parametri, insomma chiamiamoli micro influencer, anche perché grazie a voi, vedevo io prima di chiamarti qui, ovviamente sono andato a sbirciare il vostro metodo di lavoro. Oltre ad aiutare le aziende, se il personaggio che trovate su internet è promettente, lo aiutate anche a svilupparsi, perché ogni tanto nascono quei personaggi virali che fanno 50 milioni di view e poi svaniscono nel nulla e magari fanno tantissime view e non hanno tantissimi follower, o a differenza chi ha tantissimi follower e magari fa pochissime interazioni, una cosa un po' troppo tecnica, forse mi sono addentrato, perdonatemi a casa, però c'è anche uno sviluppo dei talent, questa cosa è bellissima perché aiutate chi magari non ne sa niente e si ritrova con tanti follower proprio perché è bravo. Assolutamente sì, come hai già detto prima e come hai detto anche tu prima, possiamo dire che sta diventando una professione, quindi come in tutte le professioni bisogna comunque avere un background abbastanza importante. Cosa facciamo noi? Abbiamo uno strumento proprietario che ci permette all'interno dei social, all'interno del mondo digital, di riuscire a captare quali sono i talent emergenti più interessanti. Come hai detto tu, non per entrare in tecnicismi, andiamo a controllare magari quelli che sono i numeri, cioè i follower, cioè quante persone lo seguono. Se magari nel breve periodo questa persona parte da un piccolo gruppo di follower, di persone che lo seguono, e in breve tempo riesce ad avere dei numeri abbastanza importanti, avere una crescita esponenziale non lineare, allora andiamo a intercettare quella persona, a capire ovviamente qual è il suo talento e a vedere se possiamo costruire con lui un percorso professionale.
sia per noi che ovviamente per il talent che poi andremo a, con cui andremo a instaurare la collaborazione. Sostanzialmente sì, quello che andiamo a fare è poi aiutare, proprio a credere nel talent, a creare un percorso di crescita, fino a che non arriviamo al punto che possiamo dire ok, andiamo dai clienti insieme, andiamo proprio a disintermediare quella distanza che poi c'è tra il talent magari e le grandi aziende, andiamo a creare quelle collaborazioni che poi comunque vengono riconosciute anche ad oggi dai nostri clienti. È importante dire che il lavoro che viene fatto sul talent non è solo andiamo insieme dal cliente, ma è tutto, come ti ho detto prima, un percorso, quindi si costruisce anche un'identità col talent, si creano, c'è proprio un rapporto di art director, quindi si creano le attività che vengono fatte col talent giornalmente, i format che faremo poi giornalmente con tutti i talent, per poi andare a creare sostanzialmente una linea di comunicazione che poi ovviamente utilizziamo anche per i nostri clienti. Sai, Federico, cosa mi viene in mente? Un po' il calcio, no? Che prendi il ragazzino promettente, lo porti magari in una squadra abbastanza famosa e piano piano lo fai crescere, gli insegna a giocare meglio, gli insegna come porsi, e non è solo una crescita dal lato sportivo, è una crescita umana, e questa cosa mi piace tanto. Ma d'altronde voi, ti vedo lì collegato, siete più giovani di me, e quindi è come un po' se vi aiutaste fra di voi, perché ragazzi, noi vecchiacci non li aiutiamo questi giovani, e quindi davvero stupendo. Però parlando di influencer, purtroppo la terza domanda da $1 milione è: ma tutti questi numeri gonfiati eccetera eccetera, voi che avete una startup e partite oggi a livello aziendale e proprio costruite i talent da promettenti a famosi, come vi ponete? Avete dei sistemi, li controllate, tenete d'occhio? Il sistema che noi utilizziamo per intercettare i talent lo utilizziamo anche per controllare le loro performance. Le performance sono essenzialmente i risultati che raggiungono quando vanno magari a pubblicare un post su Instagram o vanno a pubblicare un video su TikTok. Quindi sostanzialmente controlliamo molto quello che riescono a produrre i nostri talent all'interno dei social. Poi tra l'altro quello che noi andiamo a vedere come numeriche sono dati pubblici, quindi non inventiamo nulla, sono dati ovviamente che danno i social in maniera pubblica. Quello che noi andiamo a fare è raggrupparli per facilitare i clienti a una visione migliore del dato, sostanzialmente questo. Ovviamente bisogna tener conto molto di come si comportano i social network, quindi sicuramente quello che andiamo a fare è controllare l'andamento dei nostri dati all'interno dei social durante i periodi. Ovviamente c'è l'algoritmo dei social, che è il modo in cui magari ti fanno vedere le cose i social network, il modo in cui a quante persone, ecco, ti fanno arrivare i social network, quello è l'algoritmo, cambia costantemente, quindi quello che facciamo noi è anche essere in grado di intercettare questi cambiamenti e garantire ai nostri clienti poi il miglior risultato possibile. Noi però purtroppo siamo in fase di chiusura, perché i minuti corrono veloci, soprattutto con gli argomenti così interessanti, ma abbiamo già sentito Federico che potrebbe tornare con noi per spiegarci le evoluzioni, magari lo facciamo il prossimo anno. Quindi Federico Tudisco, davvero io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a te Gabriele, è stato un piacere. Allora, noi come al solito dobbiamo ricordarvi che siamo su internet, guarda un po', partite da fvgtech.it, dove trovate tutti i nostri social media, trovate tutti i link all'archivio delle puntate, abbiamo surclassato le 100 puntate, trovate il programma TV, il programma radio e il magazine da scaricare. Ancora una volta grazie Federico. Grazie, grazie a te Gabriele, alla prossima. Dall'avatar digitale di Gabriele Gobbo è davvero tutto e ci sentiamo la prossima settimana. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network. www.fvgtech.it